l'aspettavo così. Non lo immaginavo, ma la pace che c'è a sballare per me. Ciao, eccomi qui per il live di Pasqua fatto la domenica mattina del 1° aprile, prima di andare a casa a fare il pranzo pasquale con mia sorella, le mie sorelle e i cognati. Ho deciso di fare questo piccolo live, spero veramente corto, per parlare in un certo senso della Pasqua come punto di partenza, ma senza voler spiegare niente, ma sapendo semplicemente che l'origine della Pasqua, che viene festeggiata in tutto il mondo, ha una radice che risale al matriarcato, quando nella parte, diciamo, europea attuale le donne governavano politicamente il branco dell'essere umano e gli uomini, i maschi, erano a servizio. La usanza che veniva praticata da memoria archeologica era che nel passaggio dall'inverno alla primavera, tutti gli anni, le sacerdotesse, le prostitute sacre che governavano la sessualità, gli accoppiamenti delle persone, dicevano tu vai con quello, tu vai con... Evidentemente si vede che percepivano certi rapporti consanguigni più adatti di altri, eccetera. Nel passaggio dall'inverno alla primavera facevano questo rito generale, dove raccoglievano il sangue mestruale delle donne, oppure lo facevano colare direttamente sui campi in una sorta di festa collettiva, dove avvenivano scene sessuali, orgiastiche, ma con l'intento di riconoscere alla natura l'importanza che lei aveva, perché in quel momento si sarebbe riiniziato il ciclo di un nuovo raccolto, no? Di un ciclo che è terminato, ne inizia un altro con la primavera, e c'era questa usanza. Per cui il sangue mestruale, che era importantissimo per fertilizzare il terreno dal quale i nuovi campi coltivati avrebbero dato il loro risultato, è una tradizione che è sempre andata avanti anche dopo, quando il matriarcato è cessato perché dall'Asia arrivò un popolo di maschi che governavano, li conquistarono e iniziò il predominio dei maschi, con i danni inevitabilmente evidenti sotto gli occhi di tutti oggi, no? Da quando il maschio si è messo al potere. Hanno cercato di cancellare questa tradizione, no? Però era talmente forte, era talmente nell'animo, nell'istinto, nella consapevolezza dell'armonia che gli esseri umani avevano in confidenza già da probabilmente millenni prima, che hanno dovuto accettare la cosa e l'hanno trasformata poi man mano nella Pasqua, sacrificio degli animali, tori, pecore, mottoni, agnelli e via discorrendo. Però il filo rosso che segue e traccia dai primordi fino a oggi è questo sangue, no? Che in qualche modo viene celebrato nella Pasqua. Adesso ultimamente si associa la Pasqua alla risurrezione di Cristo, no? E al di là del credo religioso, il concetto che viene, diciamo, festeggiato, riconosciuto e omaggiato dall'essere umano è di nuovo il ciclo della morte e della vita che si alternano. Dalla morte nasce la vita e dalla vita nasce la morte. È un ciclo continuo nel quale noi siamo coinvolti. E questo è un po' il senso della Pasqua. Adesso ognuno di noi la vive come vuole, credo che la maggioranza la viva come la festa di Natale, un peso che non si vede l'ora di avere assolto, no?
E fregandosene del significato, e forse anche senso fregarsi del significato, perché voglio dire, chi di noi sa tutto quello che sta succedendo ed è in grado di avere una consapevolezza chiara di quella che è la sua vita e del limite nel quale si può muovere, stando le leggi naturali che ti impediscono di fare certe cose, no? E poi in aggiunta le leggi umane che abbiamo fatto a discendere. Nessuno sa tutto, no? Avviene sempre alle nostre spalle qualcosa che ci interessa, di cui noi non sappiamo niente fino al momento in cui scatta. Ognuno di noi ha una buona percentuale di azioni che avvengono alle sue spalle di cui non è consapevole. A livello religioso, a livello politico, a livello familiare, a livello di relazioni di amicizie, a livello di lavoro, a livello di sport, in qualsiasi livello c'è sempre qualcuno che sta facendo qualcosa che tu non sai, o per il tuo bene o per il tuo male. Spesso si è fatto alle spalle è un po' per il tuo male, no? Però il punto che voglio sottolineare è che nonostante ti possono fare tante cose alle tue spalle, non possono impedirmi di essere in contatto con quella parte che è lucida, con quella parte che è in grado di darmi il necessario che mi serve e anche di più per poter vivere in questa vita e non farmela scappare. Per cui, per quante cose ci possono essere negate in buona o mala fede, non ci verrà mai negato l'accesso al potere, al posto, al giudizio, alla protezione più autorevole che esista nell'intero universo e che risiede l'entrata e il posto di concilio dentro di me, nel posto più comodo e spazioso che io possa vivere nella mia vita. Per cui, a riguardo un po' di questa cosa, io ho un libro nelle mani che ho scritto, ho finito di scrivere nel 2014, iniziato nel 2009, e il libro è questo, ve lo faccio vedere. Si intitola L'amore alle spalle. Sono 13 storie di amori, di tradimenti fatti da me e anche subiti nell'arco di un'età che va dai 18 ai 47 anni più o meno. Sono 13 storie, una storia è parzialmente inventata, nel senso che un personaggio non era esattamente così, era un po' diverso, però per la struttura del racconto è stato giusto farlo così. Il resto, queste storie sono tutte quante vere. E qual è il punto, diciamo, di questi racconti? Il punto è che scrivendo, facendo io un viaggio nei miei ricordi, ho potuto vedere ancora più chiaramente di quanto me ne fossi già accorto della mia evoluzione da essere umano maschio confuso che non fa altro che fare cazzate, anche quelle che lui considera il top da mettere in un ipotetico podio da esibire al bar. Nonostante questo, mi sono accorto che in amore, cominciando a conoscere piano piano l'amore ogni giorno, sempre un pochino di più, l'amore vero, quello che è dentro di me, che non ha bisogno di parole o slogan per farsi ricordare, ma gli basta un sentimento, grazie a quell'amore lì ho avuto occasione di evolvere piano piano, no? E in questo racconto, di questi libri, in questo libro che ha questi 13 racconti, è scritta un po' la mia evoluzione di un essere maschio che si è un po' reso conto di quanto era sfigata la sua vita perché messa in pratica usando modelli raccolti così, no? Dal primo che passa per la strada o dal bar o dalla famiglia o dal posto di lavoro e tu quasi automaticamente provi a mettere in scena per vedere se puoi giudicare te stesso uno figo o uno sfigo, no?
Cioè, infatti, se tu riesci a ottenere qualcosa, per una cosa che fai da ragazzino, poi anche da persona grande, è andarlo a raccontare a qualcuno, di amico possibilmente, no? Perché dietro quel racconto tu dici: valgo, ho ottenuto una cosa in amore che è considerata, insomma, non facile da ottenere, no? E sono tutti valori falsi, sono tutti valori che ti portano prima di tutto a cappellare l'amore, perché in realtà le nostre relazioni umane sono tutte relazioni impostate su un calcolo che facciamo tutti, no? E quel calcolo, finché ti risulta l'uguale, mi conviene nonostante il danno, ci stai. Quando il danno supera la tua convenienza, ti scatta quel no dentro di te che è riuscito a maturare, da quel momento in poi non ci sono cazzi. E no, hai preso la decisione e ti cominci a liberare da un problema, no? Non ti liberi dal ricordo e dagli effetti, quelli faranno compagnia dentro di te per il resto della tua vita. La condizioneranno nel bene e nel male, nel non rifare la stessa scelta o di farla in maniera più oculata, se vuoi far tesoro, no? Se non vuoi fare sempre di nuovo lo stesso errore. Perché il punto non è nella vita venire e non sbagliare, perché allora è buonanotte secchio, no? Il punto è venire, sbagliare, ma rialzarsi e non rifare lo stesso errore, perché sennò vuol dire che tu non funzioni, non comprendi, non fai tesoro, non ti rimane addosso l'esperienza. E allora, comunque, per chiudere molto brevemente il video, l'amore alle spalle l'ho voluto nominare perché anche in questo caso qui, no, a parte la mia evoluzione personale, si parla di amori fatti alle spalle di qualcuno, no? Però nonostante che tu subisci o ti vengono fatte, diciamo, delle situazioni alle tue spalle, non ti toglie questo alla tua vita la preziosità di esistere. Per cui molti nostri malesseri, no, che accompagnano la nostra vita perché ci sentiamo manchevoli in amore, perché una persona non ci considera oppure non ci considera la persona che desideriamo noi, e questo ci provoca dolore che si può portare avanti negli anni e diventare patologie ancora più gravi di quelle che sono all'inizio e sfociare anche in robe tipo sfregiare con l'acido, tagliare le persone, ucciderle, che voglio dire, non c'è costrutto alla base per fare una roba del genere. Cioè, non avrebbe forse neanche senso se tu dovessi difenderti perché questa persona qua vuole ucciderti, perché tu la debba sfregiare con l'acido, queste cose qui, no? Figurati per un tuo concetto personale. E così, niente, un po' è venuto fuori un po' un casino, fondamentalmente. Però questo per dire che l'amore alle spalle non deve farci preoccupare. Non ci viene tolta la cosa essenziale che ci ha salvato. Ci salva e ci salverà in futuro, comodamente dentro di noi. Quel Dio che vuole essere libero, no? Che io nella mia comunicazione, ieri sera parlavo con Maria Giulia, perché Maria, di questa cosa poi finisco, Maria Giulia ieri è venuta e gli ha detto: sai, ho messo sul video, sembra che piaccia, a me piace molto, sei stato molto brava, sincera, mi piace così, eccetera. E parlando, siccome lei è un artista, no, eccetera, così, abbiamo fatto un contratto, ho detto: ti do 50 euro se tu mi dipingi con i pastelli ad olio un c'è un cazzo a tua scelta, e ha voluto uno proprio dei primi, di quelli ancora segnati, non dei modelli già elaborati, no? Che lei mi dipingerà e quando me lo porterà faremo un video dove mi racconterà l'esperienza, com'è andata, cosa ha capito, ma non, insomma, faremo un videino su questa cosa qui, no? E, ma perché poi non ho parlato di lei? Non vorrei farla? Boh. Oh. Mi sfugge un punto, parlavo... Ah, sì, perché ieri parlando con Maria Giulia, no, di questa cosa qui, è venuto fuori di nuovo il discorso del binomio che io racconto, no, che propago e entrerò sempre di più nello specifico, cioè cazzo,
con le ali e l'aureola più Dio nel triangolo uguale pace, binomio alla quale Maria Giulia ha detto no, non voglio sapere, mi riservo il tempo di guardare. Ieri parlando un po' gli ho detto guarda, per semplificare uno dei tanti aspetti che posso raccontare, che racconterò andando avanti, ti posso fare anche questa traduzione che può prendere, che può fare le veci del cazzo più di uguale pace, ed è Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Il Padre è Dio, il cazzo è il Figlio e la pace è lo Spirito Santo. E va un po' la sua substruttura cattolica, ha fatto un po' di chip chop, ah sì, per questo, ah, c'è un posto così. Ho detto no, ma però gli ho detto come primo input, come traduzione, questo può essere già una cosa. Un'altra cosa potrebbe essere che il cazzo è la consapevolezza, il cazzo è eretto, attenzione, non è un cazzo moscio, il cazzo deve essere eretto, perché la tua consapevolezza, la tua coscienza, quando c'è, è eretta, sei sveglio. Per cui il cazzo uguale a consapevolezza, Dio uguale a sensazione del sentire se stessi, il cuore di sentirsi, consapevolezza del sentirsi, uguale pace. Quando tu senti realmente la tua essenza, non hai bisogno di pensarti, cosa, se ti pensi va bene, ma non hai bisogno per cogliere la tua presenza, quando sei consapevole della tua presenza reale, non puoi non sentire la pace che viene fuori. Non puoi! Se tu ascolti non puoi non sentire quel granellino di pace, quel semplice stare bene. Covalo, io lo covo. Lo covo e finisco qui il live pasquale. Spero di farvi a presto, a breve, il video di Maria Giulia per vedere che cosa combina con i pastelli ad olio sul c'è. Vediamo che bel lavoro fa, perché sono convinto che faccia una bella, può fare una bella cosa. E questo libro qui spero di poterlo rendere commercializzabile in giugno, anche se finora, da quando è stato scritto, l'ho fatto leggere privatamente a diverse amiche, donne, per avere un parere, e sembra che abbia una strana, come dire, stavo per dire maledizione, ma non è la parola giusta, a una non dizione, perché nessuna donna a quale l'ho fatto leggere è riuscita a dirmi una sua esperienza indietro, serena, utile, in modo che io potessi capire se le corde che ritengo di avere toccato hanno toccato anche loro, per cui se è vero, no? No, per cui lo farò vedere. So che negli scaricamenti tempo fa, quando lo facevo gratuitamente, avevo raggiunto 1000 scaricamenti, ma non era ancora stato scritto bene con l'aiuto dell'editor di Gianfranco Tondini, al quale dedicherò un video apposta dedicato a Gianfranco Tondini per spiegare l'importanza dell'editor. L'editor non è quello che ti stampa il libro, è quello che ti aiuta a scriverlo, che ti aiuta a entrare dentro di te e tirare fuori le parole giuste, le tue parole giuste, non le sue. Però chiudo qui. Buona Pasqua a tutti, il sangue l'abbiamo ancora perché sta circolando dentro di noi, per cui a ogni istante c'è una morte e una vita che ci fa compagnia, e questo succederà fino all'ultimo istante nel quale io sarò ospite in questo meraviglioso casino che mi piace tanto, anche nella sua assurda apparente, no, illogica presenza, perché vedo, so che quello che sembra tutto pazzo, alla fine il creatore, perché è lui il grande artista, tutto quello che sembra, che in un attimo diventa uno schema semplice, perfetto, magnifico. E capisci che non poteva fare altro che così per arrivare a quella perfezione finale.
per darti un gusto, non poteva fare tutto il sorpreso. Oh mio Dio, sempre questo rischio di vita, no? Ma finisco, dai. Buona Pasqua a tutti e viva l'Italia liberata.